Ciao! Allora, video dei preferiti di gennaio. Anno nuovo, video, cioè modalità di video nuova, perché ho deciso di includere all'interno dei preferiti di ogni mese, sperando di riuscire a farlo ogni singolo mese, anche libri, serie televisive, film, canzoni e accessori, insomma, in modo da racchiudere tutto all'interno di un video solo. Allora, preferiti del mese. Parto con make-up, fondotinta. Questo è il L'Oreal Infallible 24 ore matte, fondotinta mattificante lunga tenuta nella colorazione 22 beige clat, radiant beige. Fantastico, semplicissimo da stendere. Io lo stendo con l'altro preferito che è la Beauty Blender. Questa è quella nuova che ho appena acquistato, l'ho presa nera questa volta. E secondo me la Beauty Blender per il fondotinta è fantastica, davvero. L'applicazione con la spugnetta, secondo me, dà un effetto stratificabile, ma comunque non spesso, cioè non lo sentite sulla pelle, si riesce a stendere bene, non lasciate macchie, non si vedono le strisciate del pennello, è veramente fantastica. E questo fondotinta ha un'ottima tenuta, la colorazione per me è perfetta, pensavo di non riuscire a trovarla giusta, invece questa è veramente perfetta e mi piace proprio l'effetto che fa, anche se effettivamente è un effetto non come va di moda ora, sapete quello super radiant, quello luminoso che va comunque di moda, quindi sicuramente andrò a provare anche un altro tipo di fondotinta. Per un incarnato un po' più luminoso, questo comunque veramente da tutti i giorni è ottimo. Il dosatore mi piace un sacco perché è proprio a tubettino, quindi semplice da applicare, riuscite a prelevare la quantità di prodotto giusta, davvero ottimo. E questo lo trovate ovunque a un prezzo comunque molto buono. L'altro prodotto di gennaio è il correttore Instant Anti-Age Cancella Età nella colorazione Light. Io avevo la colorazione Nude, mi sembra che ho ancora tuttora, nonostante abbia effettivamente anni quel prodotto. Mi è sempre piaciuta molto per come correggeva le occhiaie, però era un po' troppo scuro. E questo invece è perfetto perché comunque ha una colorazione chiara, quindi riesce a coprire bene le occhiaie. E secondo me è giusto come colore per andare anche a illuminare un pochino la zona. Ovviamente dovete fare attenzione a non fare l'effetto grigiastro perché un correttore troppo chiaro su delle occhiaie un po' marcate fa l'effetto grigio, quindi dovete trovare il giusto tono. Comunque magari prima correggere la dicromia e poi a utilizzare un prodotto che va a illuminare. Poi mascara. Questo è un mascara di Rila Steel, si chiama Camouflage ed è una base mascara in siero per rinforzare le ciglia e stimolarne la crescita. È stimolata, cioè è formulato, scusate, per occhi sensibili e io lo sto utilizzando di solito come trattamento notturno oppure pre-mascara, per andare a creare una base alle mie ciglia in modo da non stressarle, dato che ho, come vi ho già detto, delle ciglia che sono spezzate, come se si fossero indebolite talmente tanto da spezzarsi, quindi volevo dargli un booster, insomma, per doparle un pochino, perché comunque ho notato che ne perdo veramente tante tante. Speriamo che funzioni. Per adesso mi piace l'effetto che comunque riesce a dare come base per il mascara. L'effetto a lungo termine ancora non l'ho notato. Poi, ultimo prodotto di make-up preferito è questo rossetto che sicuramente avete già visto. Fra tutti i rossetti scuri, vi lascio magari il link al video dei rossetti, dei miei top rossetti scuri, questo è il mio preferito che è il Color Sensational Divine Wine 975 nella formula matte di Maybelline, veramente bellissimo. Andatelo a provare perché è top questo. Se non avete ancora visto applicato, vi lascio appunto il link dove lo mostro applicato per farvi vedere l'effetto, ma è un colore spettacolare. Poi rientro sempre nella diciamo parte make-up, è questo set di pennelli. Che praticamente è un set di Coastal Scent, brand americano mi sembra, contenente 22 pennelli, carini perché sono viola, ma morbidissimi veramente. Io mi sto trovando molto molto bene. Di solito questi set non sono granché come qualità, in realtà hanno soprattutto i pennelli viso, che sono quelli che ho utilizzato maggiormente, hanno una quantità di
una varietà di prodotti, di pennelli, di forme che mi piace molto. Questo per esempio per la cipria, sono tutti sporchi, ve l'assicuro, perché li ho usati tutti. Questo per il fondotinta, per il blush barra contura in quello angolato, questo lo utilizzo per la terra, questo qui piccolino lo utilizzo per il contouring per andare a definire meglio e nello stesso tempo si riesce a sfumare. E poi questo ad esempio è da applicare o per il correttore, io lo utilizzo per l'illuminante, davvero fantastico. E poi appunto una serie di pennelli per gli occhi delle varie dimensioni e forme. E secondo me è un set che comunque non ha un prezzo altissimo, ma per 22 pezzi è veramente molto 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 buono. Dietro comunque ci sono tutti i pennelli con la loro funzione, ma poi io di solito li utilizzo a mio piacimento, ecco. Poi skin care, allora bagno schiuma, questo è lo Snow Fairies Shower Gel di Lush, era un'edizione natalizia. Profumo buonissimo, sa del labrasivo, come si chiamano, lo scrub labbra, quello dolciastro rosa, sempre buonissimo, che io mi mangiavo, quindi è veramente fantastico. Poi bifasico, come vi ho già detto, top è il Clinique Take Day Off, appunto la versione bifasica, ne serve davvero poco e è ottimo come bifasico, va a struccare benissimo gli occhi, anche mascara più temerari, ecco. E poi, altro prodotto che vi ho mostrato nel routine mi strucco con voi, routine serale, diciamo, vi lascio anche qua il link al video, è l'Estée Lauder Advanced Night Repair, che è appunto questo siero da utilizzare prima di qualsiasi altro trattamento, della cream, dell'idratante, diciamo, che va a rinnovare la pelle, insomma. E mi sta piacendo molto, davvero. Vedo la pelle già che, secondo me, è più luminosa, la trovo diversa, ecco, non so, io riesco a trovare già una differenza dopo un mese di trattamento. Poi passiamo a prodotti per il gatto, perché ho deciso di inserirvi anche qualcosina per gli animali. Io vi consiglio assolutamente, se avete un micio, questa che è la Cat Cave, l'avete sicuramente vista in un video, cioè in un post su Instagram, su Facebook, una foto con Oney all'interno, o meglio lui faceva tipo paguro. Ed è questa caverna di peluche dove lui sta dentro e dorme. Gli piace tantissimo. O quello, il cuscino, ma quando è qua dentro tutto rannicchiato. Ha iniziato però a utilizzarla molto di più da quando l'ho castrato. E da lì, boom, è diventato il suo rifugio. Quando vuole stare tranquillo si mette lì ed è bellissimo da vedere, perché comunque tutto rannicchiato all'interno del calduccio. E l'avevo presa all'Arca Planet, quindi nei negozi classici di animali, ma la trovate anche su internet. Poi, accessorio vi mostro, ve li farò vedere poi magari più nel dettaglio da vicino, questo anellino e questa collana, che non so se vedete da lontano, comunque ripeto ve la faccio vedere più da vicino, che ho preso dal sito Peachbox, che è un sito australiano che ha questi gioiellini veramente molto molto carini, che sono in acciaio inossidabile con un rivestimento in oro rosa o oro giallo, dipende dal colore che scegliete. Questo è molto carino perché è un ciondolino con i numeri romani, diciamo, e mi piace tantissimo. E l'anellino è una specie di fedina con ombrellino, ma è divisa, non è unita completamente, veramente molto molto carini, fini ed eleganti. Li sto sfruttando tantissimo e sul sito, tra l'altro, adesso fino al 14 c'è il 20% di sconto. Fate conto che questo costa sui 30 dollari, forse anche questo, quindi comunque un 20 euro, 20 passa euro, però col 20% di sconto ad esempio si riescono a fare già degli affari. Poi passiamo a canzoni del periodo. Allora, mi sono preparata per tutto il mese al concerto dei Subsonica che sono andata a sentire nella mia zona e quindi ho ascoltato un sacco di canzoni e ho riascoltato molto volentieri una delle canzoni dell'ultimo album, mi sembra che sia, che si chiama I cerchi degli alberi, che non so se conoscete, ma andatela a sentire, è molto molto carina, a me i Subsonica piacciono tantissimo, la voce di Samuel mi fa impazzire. Poi, serie televisive nuove non ne abbiamo viste, né io né Mattia, abbiamo visto però reiniziato la terza stagione di The 100, che è una serie televisiva molto molto carina, che appunto siamo già alla terza stagione.
Andate a leggere il riassunto perché farvelo così ci metto veramente una vita, poi non sono molto capace, ho paura di spoilerare. Quindi andate a leggere il riassunto, vedere magari il promo della serie televisiva, ma è molto molto bella. Poi, libri, ne ho letti un po', ma i due preferiti sono, uno è Tutta vita di Fabio Volo, che è un libro che mi è piaciuto tantissimo. So che Fabio Volo non piace a tutti, so che non è un maestro della letteratura, ma a me piace come scrive perché è molto umano, è molto chiaro, semplice e secondo me è storia di tutti i giorni. Tra l'altro, è Tutta vita parla di questa coppia che si ritrova davanti alla crisi dopo la nascita del figlio, del primo figlio, e quindi al doversi affrontare e ad affrontare quello che c'è dopo il vero innamoramento, cioè il primo innamoramento, diciamo. Quindi si tratta appunto di un rapporto in crisi che però deve andare avanti e si reinventa, diciamo, un pochino per riuscire a farcela. Ed è secondo me scritto molto bene, molto personale secondo me come libro, cioè forse un po' autobiografico per lui, secondo me c'è sicuramente qualcosa di suo, ma almeno leggendo secondo me c'è qualcosa di suo. Deve piacere, ovviamente deve piacere il Volo, perché se non piace uno lo dice, no, è una letturina banale, ok, niente, non può piacere, niente da dire, non è una cosa nuova. Poi l'altro libro è La ragazza della nebbia di Donato Carrisi. A me Carrisi piace tantissimo, autore di thriller veramente molto molto ben fatti, ben scritti. La ragazza della nebbia parla di questa ragazza che si... una ragazzina scomparsa e della gente che è sulle tracce di questa ragazzina. Quindi è una storia un po' strana, anche qua non voglio spoilerare troppo, andate a leggere magari anche qui sempre la trama. Molto molto ben scritto, è uno di quei libri che vi mangiate perché è veramente ben fatto, quindi ve lo consiglio assolutamente per gli amanti del thriller. Ah, per le serie televisive, magari qualcuno di voi ha Netflix, quindi qualcuno di voi ha visto Narcos, fatemi sapere come vi sembra la serie televisiva, perché Mattia vuole vederla e non sappiamo se abbonarci a Narcos, andarla a cercare in streaming, guardare un po' altro, non so, fatemi sapere quali possono essere le serie televisive che voi state guardando, magari qualcosina di nuovo, e se avete mai visto Narcos, come vi è sembrata. Poi finisco con i due film che abbiamo visto in questo mese e che ci sono piaciuti tantissimo. Il primo è La grande scommessa, che è un film un po' impegnativo, nel senso che è un film con un cast eccezionale: Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale e un altro attore che non mi ricordo mai, ma che anche lui è conosciutissimo. Parla praticamente della crisi finanziaria del 2007-2010 e parla di questi tre gruppi di persone che riescono ad anticipare, a scoprire in anticipo la crisi, a riuscire a capire che c'era qualcosa che non andava e a trarne un enorme beneficio monetario, ovviamente. Quindi è un film molto difficile per quanto riguarda i termini che usano. Io dovevo stoppare ogni 2 secondi la visione del film e chiedere a Mattia: che cos'è questo? Che cos'è questo? E questo cosa vuol dire? Perché è, per me, che sono una capra in economia e finanza, zero. Però mi è piaciuto davvero tantissimo. Dopo che ho capito un pochino le varie cose, mi è piaciuto davvero molto. Ed è comunque tratto dalla storia reale, cioè di queste persone, perché comunque avevano capito prima che c'era appunto una possibile crisi futura. Altro film veramente ben fatto che mi è piaciuto tantissimo è Il ponte delle spie di Spielberg, film con attore principale Tom Hanks, quindi un attore bravissimo, che tra l'altro la parte che fa mi sembra fatta a pennello su di lui, è veramente molto molto bravo. Film un po' lungo perché dura 2 ore all'incirca, un po' lento perché non è proprio super rapido, ma veramente ve lo gustate proprio. E è tratto appunto dalla storia vera di questo avvocato Donovan, appunto Tom Hanks, a cui viene affidato il caso d'ufficio, tra l'altro, per dover difendere Abel, che era una spia russa. Quindi lui si ritrova appunto a doverlo difendere nonostante sia un americano e insomma
c'è un po' una diatriba interiore anche in famiglia per questa cosa. E poi viene, non so, ho paura di fare uno spoiler, quindi magari metto un'indicazione, un leggero spoiler, che poi vabbè, l'ho capito subito nel film. Gli viene contattato dalla CIA perché deve fare uno scambio con un prigioniero in Russia, un prigioniero statunitense in Russia, che viene catturato appunto perché stava filmando, stava fotografando con un aereo, uno di questi aerei nuovi, gli U2, mi sembra che si chiamano, che l'hanno nominati l'articolo, che sono appunto questi aerei che fotografavano la zona, e quindi lui viene, questo aereo viene abbattuto, viene catturato Powell, e lui deve cercare di fare da intermediario per rilasciare uno e dare nello stesso tempo l'altro. Ci sarà però un terzo personaggio, quindi la storia si complica e vedrete la maestria di questo avvocato nel giostrarsi appunto con la CIA, con i russi, con i tedeschi, quindi veramente molto 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 ben fatto. E niente, quindi questi erano i preferiti di gennaio. Fatemi sapere quali sono stati i vostri film, le canzoni, prodotti di make-up e non solo. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!